cucinare il quadro, piatti ispirati a delle opere d'arte. Di nuovo un altro confronto tra Liguria e Lombardia, questa volta tra l'arte figurativa e la cucina. Eh sì, lo spirito è proprio questo, lo spirito è far capire come l'alimentazione sia cultura e continuare in questo confronto con la regione Lombardia che va avanti da qualche giorno e continuerà per tutta la settimana di protagonismo ligure qui a Expo, in cui siamo ospitati da Padiglione Lombardia, lo abbiamo di fronte e questa possibilità ci ha dato anche modo di avere questo stand nostro, nuovo, gestito dalle Camere di Commercio che abbiamo animato oggi con questa iniziativa che io ritengo davvero curioso, ovvero quattro artisti, due ligure e due lombardi, in perfetta par condicio in questo scambio che continua tra le due regioni, che hanno portato le loro opere d'arte, sono le più disparate, parliamo di tele, di dipinti, ma anche di sculture, e abbiamo quattro chef che traducono queste opere d'arte in piatto. Non è un'impresa semplicissima, perché tradurre qualcosa di visivo in qualcosa invece che riguarda il gusto ma che rimane anche visivo, perché poi il piatto si deve non soltanto gustare ma anche vedere, beh, non è affatto facile, ma io devo dire siamo ancora in corsa, sta andando avanti l'evento, ma credo che ci siano riusciti a pieno. La prima scultura, quello che è stato tradotto dallo chef con quest'uovo, con questo piatto vegano che riprende proprio il messaggio che voleva dare l'artista con la scultura, e poi la seconda, quella tela ruspante, pensate, poi l'avrete ripreso questo piatto fatto dal secondo chef che ha questo reticolato di pasta sopra, non soltanto reticolato di pasta ma anche molto croccante per dare l'idea proprio di quello che la tela gli trasmetteva. È in corso la terza opera d'arte, ma direi che con questo paesaggio verde stiamo andando avanti molto bene. Mi incuriosiva e devo dire che sono soddisfatta, perché fare questo accostamento è stata una sfida, una delle tante che abbiamo lanciato qui a Expo. Credo che qualche segnale lo possa lanciare, che possa soprattutto confermare questo confronto e questa unione con la regione Lombardia. Mi ha fatto anche molto piacere che sia venuta a questa nostra iniziativa la mia collega omologa, l'assessore lombardo alla formazione e istruzione, Valentina Prea, vulcanica, anche lei qui di fronte questa mattina ha premiato gli chef, quei ragazzi che sono usciti dai corsi di formazione professionale, ce ne sono diversi anche in Liguria, e ci siamo fatti questo scambio reciproco, alla fine le due iniziative sono praticamente confluite. Credo che sia un buon messaggio per tutti e l'impostazione di un lavoro che vuole andare di pari passo prendendo spunti reciproci.